Finita. È finita. Finita. È finita 1-0 per il Milan. Non ci sta. Non ci sta. Basta 1-0. Basta sconfitte ingiuste. Lo stadio è da brividi, la squadra anche. È una partita che in passato ha regalato grandi emozioni al pubblico giallorosso. E allora dal Santiago Bernabéu di Madrid, Real Madrid contro Roma, è la terza giornata del gruppo E. È una sfida che può regalare veramente emozioni, è il giro di boa del nostro gruppo. Modric allarga, si fa trovare solo Ronaldo a sinistra, dimenticato, la va a mettere dentro, Casares di testa, va verso Florenzi che mette fuori. Poi sarà per Nainggolan, Roma che vuole ripartire. Già ha lasciato solo Ronaldo e non va bene, ma attenzione che qui lasciano solo Salah e quindi vogliamo far male con il contropiede del giocatore egiziano che rientra sul mancino. Ancora Salah, occhio che arriva anche Nainggolan, c'è Ricci solo, palla per lui, Ricci in aria, Ricci Casilla! Palla in calcio d'angolo, grande chance per la Roma sul mancino di Federico Ricci, che poteva sbloccare una partita difficilissima. E allora attenzione a Pjanic dalla panderina, il palo dietro per Nainggolan che mette giù, prova a piazzare col destro, palo incredibile della Roma, il palo di Raja Nainggolan. Siamo partiti fortissimi, anche loro non scherzano, la partita sarà spettacolare. Sbaglia qui il Real Madrid, allora attenzione ai guai dentro per Pjanic che vuole andare sul destro, però calcio di azione di Ramos e calcio di rigore, e calcio di rigore per la Roma, l'ha presa col braccio Ramos. E allora chance clamorosa per i giallorossi, Miralem Pjanic dal dischetto può portare in vantaggio la Roma. 9 sul cronometro. Partita incredibile già da questi primi minuti. Le due squadre dimostrano di volerla vincere. Grande possibilità per noi. I fischi del Bernabeu. Pjanic! Spiazza Casilla! Real Madrid 0, Roma 1. È un gol fondamentale per noi. È una partenza molto importante comunque, quella della Roma che sta giocando molto bene. E allora vediamo di tenere questo vantaggio. Gioco di gambe e poi Gabriel, dentro ancora per il brasiliano, Gabriel possibilità, lascia il pallone ad Ames Rodriguez che caccia col piede debole e si vede, questo è il primo squillo del Real Madrid ma la palla è sul fondo. Ames porta avanti questo pallone, lo gioca per Gabriel, è stato subito il brasiliano che riesce comunque ad andare in verticale, Bale dentro per Kroos, un po' di campo, va col destro Kroos e Dragoschi risponde presente. È importantissimo che anche all'unico tiro in porta del primo tempo, qual è questo di Kroos, ci sia il nostro portiere concentrato. In questo caso c'è stato Dragoschi. Allora attenzione a questo angolo basso sul primo palo, Manolas ringrazia, recupera questo pallone, vuole far scattare anche il contropiede della Roma per chiudere all'attacco questo primo tempo. Con Salah centralmente sta andando Higuain, l'ho visto Mohamed che prova una palla difficile ma bella, esce Casilla che arriva prima del Pipita e poi rilancia. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, prima frazione che è stata giocata al 100% dalla Roma. Ottimo impatto per noi sulla partita, poi loro hanno provato a reagire ma siamo messi molto bene in campo e quindi per loro è difficile anche solo arrivare al tiro. Ora attenzione a Ricci, dentro per John che si era proposto bene, la palla in out, finisce il primo tempo. Gran primo tempo della Roma come detto, è 1-0 per noi, sarà importante mantenere questo ritmo. Senza cambi inizia il secondo tempo di Real Madrid-Roma. Palla alla tre quarti per Modric, Modric passa, poi serve Gabriel internamente, Gabriel, palla per Ames, Florenzi, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Real Madrid. Abbiamo lasciato troppa possibilità di palleggio, gli abbiamo lasciato. Ed è chiaro che poi loro sono bravi a far circolare il pallone. Sono andati al tiro, fortunati per carità, ma come fortunati siamo stati noi nell'occasione del nostro rigore. Pallone carambola sul braccio di Florenzi, Ronaldo contro Dragoschi. Momento chiave della partita. Ronaldo, palo! Palo! Ha sbagliato un calcio di rigore CR7 che aveva comunque spiazzato Dragoschi, ma la palla non è comunque entrata. E se poi il campionato sarà importante tornare a fare 3 punti. Ma attenzione ora Ames Rodriguez! Dragoschi ancora una volta ci tiene in vantaggio, non era scontata questa parata col pallone forte sotto la traversa, bravo ad alzarla sopra la traversa. Il portiere è arrivato in estate, attenzione al cross sul primo pallone, Ricci anticipato, Dragoschi no. Metti alla fine,
neanche pensare ai cambi adesso. Matteo Real che attacca con cross che fa 1-1 e qui ci siamo aperti, però qui ci siamo aperti e gli abbiamo regalato questa possibilità che non hanno sciupato, questa volta non ci hanno perdonato. E rivediamo il replay, guardate qui il movimento di Casares che fa un movimento appunto che non dovrebbe fare perché c'è Manolas che non si capisce dove fosse, Declan John che non è perfetto nella diagonale ma effettivamente ci dovevano essere due centrali. E allora il succo della situazione è facciamo qualche cambio, anche perché qui la situazione è drastica. Dentro Chan e io proverei Insigne, magari sperando che crei qualcosa. Allora a questo punto però andrei con il falso 9, con Insigne che appunto agirà in quella posizione. Florenzi, c'è in mezzo al campo Insigne che si fa vedere. Poi Salah, bravo nel dribbling, Salah è andato via, Salah si infila, la magia di Mohamed, fino in fondo Salah, dentro, per Insigne! Finalmente Insigne! Li porta avanti la Roma, nel giro di un secondo, 2-1 per noi! Ma cosa ha fatto Salah? Che ne ha saltati due, è passato in mezzo, e poi l'assist al bacio, per Lorenzo Insigne! E la nostra Pulce fa 2-1, sono contentissimo, ci ha messo un secondo dalla sua entrata in campo! Penso sia stato il gol più veloce della nostra carriera di un giocatore, ma guardate qui Salah cosa fa! Cosa fa Mohamed? Il guizzo clamoroso e poi Insigne senza guardare, la mette sotto l'incrocio! Real Madrid 1, Roma 2! Perché siamo nel recupero, calcio di punizione affidato a Danilo, sono tutti avanti, il pallone profondo di testa Florenzi su Ronaldo, palla verso Salah, al volo, che nome al Bernabeu! Ha vinto la Roma, abbiamo vinto noi! 2-1, grazie ai gol di Pjanic su calcio di rigore, inutile il pareggio della Real con Toni Kroos perché poi siamo tornati immediatamente in vantaggio col gol della Pulce, Lorenzo il magnifico Insigne, 2-1 per la Roma, 2-1 per la Roma. Da una parte la Roma che in campionato non trova il gol da due partite dove ha ottenuto un pareggio e una sconfitta, dall'altra parte il Chievo che di gol ne ha segnati solamente 6 in queste prime giornate. Chiaramente sulla carta è una partita che ci vede favoriti, ma dobbiamo stare attenti fino alla fine per portarcela a casa. Sicuramente non ci regaleranno nulla. Comunque c'è turnover obbligatorio perché comunque abbiamo giocato contro il Real, comunque giocheremo contro il Bari tra due giorni e quindi il turnover come vedete in grafica è obbligatorio. Si torna quindi al 4-2-3-1, uno dei pochi titolari è Insigne che ha finalmente trovato il gol al Bernabeu e che giocando solamente nel finale un quarto d'ora oggi scende in campo titolare. Questo invece è il Chievo che propone un 4-3-1-2 con gli esterni che sono Demay e Birsa. Hanno un modulo differente rispetto al nostro che potrebbe però essere per certi versi a specchio perché anche loro hanno il trequartista, anche loro hanno gli esterni, quindi chiaramente è una partita che sulla carta ci vede favoriti, però chiaramente stiamo attenti anche a come verrà letta dalle due formazioni. Si comincia con la Roma in possesso di palla. Attenzione al movimento anche di Insigne che non è stato servito. Poi c'è Emerson largo, servito il brasiliano. Emerson con le finte riesce a entrare in aria, può mettere in mezzo. Emerson dentro per Insigne, Gamberini prima di lui. Emerson, Maximen, sta partendo Insigne. Buono il lancio per Insigne, buono anche il controllo. Occhio Insigne che rientra, finisce per terra, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma, ottimo il movimento di Insigne che ha saltato secco il suo diretto avversario. Possibilità la mezz'ora per i giallorossi, arriva anche il cartellino giallo. È un rigore delicatissimo, ma è sul mancino di Martin Odegaard contro Seculin. Odegaard! Roma 1, Chievo 0 alla mezz'ora e sono contentissimo che sia stato proprio Martin a sbloccare il risultato. Come lo scorso anno la sblocchiamo sul calcio di rigore. Che sta succedendo? E lo scorso anno l'aveva sbloccata il capitano. E questo è un segnale del destino, signori. Perché io, per tutta la passata stagione, vi ho sempre detto che Odegaard, insomma, l'ho sempre presentato come l'erede di Totti. E forse è un paragone un po' eccessivo, voi penserete. Ma staremo a vedere, perché trova il primo gol in campionato, Martin. E porta in vantaggio la Roma. Qui è andato via molto bene il motorino. Poi serve Maximen, sta partendo anche Odegaard. Palla nello spazio per Martin. Odegaard! Seculin in due tempi. Questa è la prima vera occasione pericolosa della ripresa. E poi allarga proprio per il neo entrato Benassi. Palla per Salah, c'è lì vicino Maximen, appoggio per lui. Intanto il raddoppio del Napoli, ottimo risultato. Intanto Salah dentro ancora per Maximen che arriva, ottima giocata. Maximen dentro ancora verso Salah che non ci arriva. Leggermente lungo il
Tocco di Alanza e Maximen, ma insiste la Roma con i Turbe. C'è largo Scerni, pallone che arriva a Nainggolan, in zona tiro Nainggolan, non riesce però a lasciare partire la gamba. Comunque Roma che tiene ancora il pallone perché è rimessa per noi. Il pallone viene servito, Mohamed si accentra, Salah è passato, Salah dentro il pallone, Scerni! Un tocco di troppo, doveva calciare, invece ha preferito lo stop e il tiro, che però non c'è stato. Partita che adesso può essere veramente caldissima nella finale, ma c'è ancora la Roma in possesso con Benassi, cerca Salah, il pallone filtra, allora si può ripartire ancora, il movimento di Nainggolan è finita, ha vinto la Roma, vittoria non importante, di più l'1-0 firmato Martin Odegaard dal dischetto nel primo tempo, poi abbiamo sofferto parecchio, ma ci sta perché è chiaro che quando non vinci da due partite, ma soprattutto quando non fai gol da due partite, parlando chiaramente del campionato, ci può anche stare. Quindi abbiamo visto, per carità, i pregi, i pro di questa squadra al Bernabeu, abbiamo visto anche i difetti in questo campionato. Soprattutto bisogna migliorare contro le piccole, perché poi non è un caso che hai vinto sì contro l'Empoli ad esempio 3-0, ma tutti i gol li hai segnati nel finale dopo che loro hanno praticamente smesso di giocare. Hai sofferto contro il Livorno e non hai segnato, la partita fino a 0-0 contro una neopromossa, hai sofferto questa, però quanto è importante aver vinto, signori. E quindi adesso la prossima partita sarà contro il Bari tra pochissimi giorni, sarà anche quella una partita importantissima. Al volo però andiamo a vedere la classifica. Juventus e Roma in testa a 17 punti, segue il Napoli a 16 con il Genoa, quindi importante anche la vittoria dei partenopei. C'è l'Udinese a 15, poi a 14 Torino e Milan, a 13 l'Inter e poi seguono mano a mano tutte le altre in coda. Troviamo il Verona, il Chievo a 4 e poi il Bari, che sarà il nostro prossimo avversario, a 2. Quindi scontro al vertice con l'ultima contro la prima al San Nicola, ma sappiamo che a parlare dovrà sempre essere il campo. Quindi chiaramente il nostro obiettivo è quello di tornare a far benissimo anche in campionato. Siamo tornati alla vittoria convincendo a metà contro il Chievo. È chiaro che era una partita tutt'altro che semplice e adesso siamo in trasferta con diverso turnover, ma vogliamo vincere e convincere. Contro chiudere, ma diventa buono il pallone per Bufal. Finta e controfinta di Sofian Bufal, cerca spazio, poi Pjanic dentro per Higuain che si gira, il Pipita prova a calciare in porta, Higuain al primo tiro, la Roma è già in vantaggio, torna e si fa sentire Gonzalo Higuain. Bari 0 Roma 1 all'ottavo minuto, partenza direi ottima con le mani del Pipita per De Rossi, buon varco De Rossi subito in mezzo a cercare Luciani, il colpo di testa in corsa, Williams si fa trovare pronto. Li abbiamo sorpresi questa volta perché non se l'aspettavano quel pallone per De Rossi. Bravo anche Daniele a darla di prima, ma insiste la Roma con Ricci che vuole il dai e vai. Higuain va dentro, Daucan a chiudere Doncor, Galano, occhio alla palla verticale, Casares a vuoto, poi Romizzi per Zapata che va dentro l'area da Maniero, il pareggio del Bari. E qui ci siamo fatti sorprendere, Maniero che poi va ad esultare in panchina con gli altri, in particolare con un suo compagno di squadra. Questo è un pareggio molto importante per quanto riguarda loro. Abbiamo visto tutti i festeggiamenti, vari festeggiamenti, ma comunque lì ho visto addirittura Maghira andare per terra. A volte combiniamo delle cose clamorose in difesa. E questo comunque è il quarto gol incassato da Roma in questo inizio di campionato. Certamente sono pochi, però il problema è come lo scorso anno. Prendiamo pochi gol, ma quando li prendiamo si potrebbero addirittura evitare perché sono gol presi in maniera sciocca. E di recupero, Roma che pecca di lucidità in questi casi, sicuramente non è la miglior Roma della nostra gestione, quindi è chiaro che facciamo un po' di fatica in più nell'attaccare. Ma attenzione ancora Higuain, al limite il Pipita, arriva il supporto di Diamma, c'è dentro il pallone per Casares, fuori gioco, tutto fermo. Ancora chance per Martin Casares, ancora chance per la Roma, l'altra per ora tutto fermo, poi il pallone verso Rosina, ancora Declan John, le prova tutte la Roma adesso, Declan John per Bufal, Bufal può lasciare partire il cross, troppo sul portiere, troppo sul portiere. Allora penso sia finita qui. Così è, solo 1-1 tra Bari e Roma, quindi si torna a pareggiare. Comunque contro un avversario che comunque sul campo si è ha legittimato, diciamo, questa parità, perché hanno giocato bene, ci hanno saputo mettere anche in difficoltà e quindi continua la maledizione neopromosse. Ma sicuramente questo fattore andrà migliorato, non parlo solo delle neopromosse ma in generale contro le piccole, perché come ho detto all'inizio campionato, riconfermarsi è sempre più difficile che stupire.
Quest'anno in più l'intelligenza artificiale che è migliorata su FIFA, io sto notando che da quando abbiamo vinto lo scudetto, quindi dall'inizio della stagione, faccio molto più fatica con le piccole in particolare, perché si coprono di più, è più difficile proprio giocarla la partita. Mi prendo sempre come esempio quella contro l'Empoli in cui si sono chiusi benissimo. Nella prossima partita sarà anche protagonista Scuffet, visto che sarà l'ultima partita di questo episodio, e ne approfitteremo appunto per far esordire il nostro portiere arrivato dall'Udinese. Arrivati a fine ottobre emergono alcuni calcoli ovviamente, quindi capiamo che per noi è fondamentale avere continuità, quella che ci è mancata fino a questo momento e quella che però ci servirà, in particolare contro le piccole. Sì, perché consideriamo anche il Sassuolo rispetto a noi come una piccola e quindi come un'impresa ad oggi per la Roma. Però noi la giochiamo con questa formazione, visto che poi ci sarà l'Ajax in Champions League, e ce la giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, dove siamo ancora imbattuti. Quindi forza ragazzi, al tiro ribattuto, ma insiste il Sassuolo con Biondini dentro ancora Kurtic, si fa spazio, poi flocca a giro, palo del Sassuolo! Non è finita, c'è la ribbia di Morchio, la ribbia di rigore sul sinistro, la ribbia cerca spazio, torna poi sul destro, le finte, il tiro e il gol di Kurtic. Sassuolo in vantaggio, va bene così. Sassuolo meritatamente in vantaggio. E niente, che vi devo dire? Vediamo se questo vantaggio del Sassuolo ci darà una scossa o forse no, forse non riusciamo veramente neanche più con la testa a starci. Wenger, palla per Nainggolan, al limite Nainggolan prova a calciare, pallone che chiaramente si impenna e termina in calcio d'angolo. Chiudono in tutti i modi. Parte Szczęsny dalla bandierina, il cross verso Castan. Che torna buono per Szczęsny, buono il controllo di Vaclav, viene a rigore Szczęsny dietro il pallone per Castan che non ha buon destro, il buon destro ce l'avrebbe Nainggolan, zona tiro, prova a calciare, deviazione, gol! Rocha Nainggolan, il pareggio della Roma, è successo qualcosa, la deviazione è assolutamente fortunosa, fortuita e fortunata, ma il pareggio di una Roma che non muore mai, in qualche modo, riusciamo a riprenderla, immeritatamente sicuramente. Partita bruttissima della Roma, ma no, no, noi continuiamo a essere ultra offensivi. Continuiamo a essere ultra offensivi perché la partita non è finita, la vogliamo anche vincere. Non c'è tempo, è 1-1. Un altro pareggio, il secondo di fila. Un altro 1-1. E una Roma pessima. Comunque una Roma pessima, l'abbiamo ripresa e va bene così, manteniamo l'imbattibilità casalinga. Però c'è qualcosa che si è rotto tra i giocatori. Perché io penso che in un momento sicuramente ottimo della stagione hai pareggiato una partita che ci poteva tutto sommato stare per come si era messa contro il Livorno 0-0. Purtroppo dopo quella partita, se vi ricordate, c'erano stati fischi, l'avevo sottolineato perché i fischi li ho sentiti raramente in quest'anno e mezzo, e però quei fischi hanno determinato questo, secondo me, questo periodo successivo. Perché poi ok in Champions, ma in campionato la Roma ha avuto un calo clamoroso, un declino clamoroso proprio da quel Roma Livorno. E analizziamolo un attimo insieme, perché non può essere casuale. Poi ci salutiamo anche perché non ce la faccio più, non c'ho più voce. A inizio mese, inizio ottobre, c'è stato il pareggio contro il Livorno. Era stato preceduto da partite convincenti perché c'era stato la vittoria sull'Inter, prima ancora comunque l'inizio di campionato con il pareggio col Bologna e la vittoria col Torino. La sconfitta sì con l'Ajax, ma quella è Champions ed è una cosa a parte. Vittoria 3-0 sull'Empoli, vittoria 4-1 sulla Samp, il pareggio con il Lione. Io non penso che questa partita abbia fatto rompere qualcosa e che ci può stare comunque, in Champions dovevi riprenderti. Ma poi quel pareggio con il Livorno, la pausa per le nazionali, torni in campo e perdi a Milano. Penso che in queste due partite abbiamo perso molte convinzioni, però allo stesso tempo non penso neanche questo, perché se perdi convinzioni non batti 2-1 il Real al Bernabeu, ma poi torni in campo, vinci a fatica col Chievo, grazie a un rigore tra l'altro, sottolineiamolo, pareggi a Bari e pareggi in casa fortunatamente contro il Sassuolo, quindi è sicuramente una situazione strana. Ma comunque, nel prossimo episodio affronteremo vari big match, sicuramente, perché ci sarà l'Ajax in Champions e sarà importante vincere. Quindi almeno lì vediamo un po' se è una questione di testa in campionato oppure è un calo che a questo punto è globale per la Roma. Poi, parlando di campionato, ci sarà il Napoli al San Paolo
E poi l'Udinese, non so se riuscirò anche a mettervi come in questo episodio 4 partite, eventualmente il Real Madrid. Poi comunque tra due episodi avremo il derby, vi ricordo. Comunque, signori, io veramente ho una voce pessima, sembro un transessuale, ma siamo arrivati alla fine di questo episodio. Io comunque vi invito a lasciare un mi piace per Insigne, non ci dimentichiamo la vittoria al Bernabéu e il gol di Insigne. Un momento di fatica in campionato, commentate qui sotto per dirmi la vostra. Noi chiaramente faremo il massimo per riprenderci già dalle prossime partite. Se non lo siete già, vi invito chiaramente ad iscrivervi al canale, noi ci becchiamo nei prossimi video e bene, ragazzi.